Bella a tutti ragazzi, io sono Ricky Pizzeta e siamo qui oggi con la carriera Giramondo. Mi raccomando ragazzi, 200 mi piace anche per questo episodio, so che potete farcela, mi state dando un sacco di supporto, superiamo sempre le 1000 visual in questi episodi e sono veramente contento che questa serie vi piaccia. Oggi ragazzi ho scelto una squadra particolare, ma avete già visto dalla miniatura e quindi sigla. Ho scelto ragazzi il Torino, squadra particolare, voglio provare a far vincere qualcosina oppure comunque centrare la maggior parte degli obiettivi con questa squadra che veramente è una tradizione veramente bella, però ultimamente non si sta esprimendo proprio al massimo, anche se c'è il Gallo Belotti che è fortissimo. Andiamo subito a vedere ragazzi gli obiettivi, che è quello che ci interessa di più. Allora, vediamo da qui. Fai giocare almeno il 50% stagioni rimaste 2, questo non lo calcoliamo. Stagioni rimaste 3 neanche lo calcoliamo. Stagioni rimaste 3 neanche. Allora ragazzi, dobbiamo dedicarci praticamente solamente al successo in patria, raggiungi gli ottavi di finale in Coppa Italia. Il calcio A, qualificati per l'Europa League, e successo continentale nessuno. Però dato che comunque dovremmo fare solamente questi due obiettivi e non è proprio il massimo, secondo me questo qui aumentiamo il valore del 50%, con gli acquisti possiamo provarci. E secondo me anche questo qui aumenta il numero degli abbonati. Dai, proviamoci, divertiamoci, vediamo cosa combiniamo. Abbiamo ragazzi poco budget, devo dire la verità, per il momento 19 milioni. Però con i giocatori che abbiamo in rosa possiamo gestirceli. Vedendo un po' la squadra ragazzi, questa è la formazione migliore secondo me, con il Gallo Belotti come punta, Ljajić sulla sinistra, Iago Falche sulla destra, centrocampo di qualità anche se devono crescere con Valdifiori, Benassi e Baselli. La difesa non mi piace particolarmente con Barreca, che è un ottimo giocatore, però Moretti, Castan non li vedo affidabili, Zappacosta e Hart. Quindi un difensore centrale serve assolutamente. Questa qui ragazzi è la panchina, ve la faccio vedere un po' in maniera generale. Dobbiamo intervenire un po' sul difensore centrale, volendo anche su un centrocampista. L'attacco non è affatto male, calcolate che abbiamo anche Boyer che non è male, magari un'ala potrebbe servire. Gli allenamenti ragazzi ovviamente non mancano mai, li facciamo, vediamo se sale qualcuno, anche se al primo allenamento sapete meglio di me che non è semplicissimo, però questi qui sono i giocatori che ho scelto, andiamo avanti. Ragazzi, sto provando a trattare Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, secondo me niente male. Non vorrei spendere più di 5 milioni per il momento. Altri giocatori che sto trattando ragazzi, soprattutto esperienza come Tomovic e anche Honda ragazzi, per gli obiettivi. Allora, per quanto riguarda Honda voglio fare con voi la trattativa, volevo provare a metterci come diciamo pedina di scambio un giocatore che potrebbe interessare al Milan, cioè Avelar, più volevo dare massimo 3 milioni. Vediamo cosa ci dice, altrimenti adeguiamo l'offerta. Per quanto riguarda invece Tomovic, che è un difensore che può giocare veramente ovunque, secondo me volevo provare 3 milioni e mezzo secchi. Ok ragazzi, ci hanno accettato 5 milioni per Toloi, secondo me è ottimo difensore anche con margini di crescita. Allora qui andiamo a dare quanto chiede per non perdere troppo tempo nelle trattative, mettiamo giocatore importante e vediamo che ci dice. Ok ragazzi, arriva un'offerta per la nazionale che vabbè non ci interessa, offerta accettata per Rafael Toloi, quindi primo acquisto ufficiale direi Toloi, e ci rimangono ancora sui circa 15 milioni. Secondo me a 5 milioni Toloi non è affatto male come difensore centrale. Ora, come sempre ve lo faccio vedere nella rosa attiva e direi che probabilmente lo metto già titolare, perché comunque ragazzi è un 75 con ottimi ottimi margini di crescita. Quindi ragazzi lo metterei al posto di Moretti, ok che ha un overall in meno, però Moretti lo vedo un po' in decadenza, così vorrei valorizzare un po' Toloi che l'abbiamo appena preso e continuiamo le nostre trattative. Offerta troppo bassa ragazzi perché su che Honda non sono interessati ad Avelar, va bene. Allora, possiamo provare con una pedina di scambio come Maxi Lopez, magari che a noi non interessa, è già stato al Milan, chissà. Diciamo che è più un tentativo che vado a provare. Sale Barreca, ragazzi, ottimo, mamma mia, Barreca è un terzino sinistro fortissimo, veramente ve lo consiglio, cresce che è una bellezza e poi anche in game l'ho provato ed è veramente forte, quindi proseguiamo così. Offerta accettata, ragazzi, per Tomovic 4 milioni. Allora, facciamo così, offriamo il contratto, però avendo già preso Toloi vorrei non andare avanti con questa trattativa. Noi nel frattempo offriamo il contratto e poi ci regoliamo. Arriva un'offerta per il Gallo Belotti, ragazzi, assurdo. 33 milioni dal Bayer Leverkusen, facciamo così.
chiediamo 70 milioni, io il Gallo non lo vorrei vendere per nessuna regione al mondo, ma proprio la butto con una cifra assurda che sicuramente non penso accetteranno, ragazzi. Qui, perfetto, 4 milioni più Maxi Lopez, ok, sono d'accordo che magari non è proprio uno scambio alla pari, o nel senso, forse ci abbiamo perso noi, questo sono consapevole, però avendo una sola stagione a disposizione, con Honda potremmo vendere parecchie magliette, far aumentare il club, quindi i nostri obiettivi potrebbero crescere tanto, essendo lui giapponese, mosse di marketing, vediamo che succede. Tomovic, ragazzi, come vi avevo detto, ha accettato, però per il momento preferisco fare aspetta, perché il difensore centrale lo abbiamo già preso, abbiamo la trattativa Honda da provare a portare a casa, quindi per il momento aspettiamo. Sale l'offerta del Leverkusen. No, non ci siamo ancora, io non mi muovo, dai, facciamo 65 milioni al limite, che come primo anno potrebbero starci, ma non mi muovo da questa cifra, cioè meno di 65 milioni sinceramente non vorrei darlo. Si abbassa l'overall, chissà perché, magari dobbiamo vedere un po' la situazione, qui facciamo i nostri consueti allenamenti, chissà sale qualcuno, sale a Ieti, perfetto, un 69 vicino a 70, che non è poi da buttare via. Per questo difensore centrale si chiude, ragazzi, la trattativa Keisuke Honda, ce lo prendiamo 4 milioni più Maxi Lopez, ancora abbiamo 10 milioni per il mercato, questa è una buona ala, certo non è a livello, qui rifiutiamo Tomovic, non è a livello di Iturbe, che ne so, anche di Iago Falche, Ljajic e via dicendo, però come mossa di marketing secondo me ci potrebbe stare, ve lo faccio vedere nella rosa attiva, anche se ormai lo conoscete tutti a fine FIFA Honda, me lo porto comunque in panchina perché può sempre darci una mano, non è così male, alla fine vedete, vi faccio vedere le caratteristiche, è un giocatore che può fare sia la D che il COC, quindi all'occorrenza può servire punizioni potenti e tiro da lontano. Non lo sottovalutiamo, ha tante statistiche verdi, non è un giocatore proprio da buttare via. Ok ragazzi, è salita un po' l'asticella da parte del Leverkusen, si vede che vogliono veramente Belotti. Non ci muoviamo dalla nostra cifra perché probabilmente riescono anche a fare un piccolo sforzo, secondo me no. Però vediamo un po'. Sto provando, ragazzi, a trattare un po' qualche attaccante così giovane, ma sicuramente di qualità è già abbastanza pronto, come Callum Wilson, perché nel caso potremmo anche cambiare modulo e giocare a due punte, non si sa. Vediamo, allora proviamo con un 6 milioni per Callum Wilson, più vorrei provare a metterci dentro uno come Obi, che non lo vedo particolarmente adatto al nostro progetto, preferisco più a qua, sinceramente, vabbè, Plea lascio perdere, 27 milioni, veramente troppi, troppi soldi. Offerta trasferimento, cifra troppo alta, perfetto ragazzi, tramonta la trattativa con Leverkusen per Belotti, ovviamente era una cifra sparata lì, però se mi devo privare di un giocatore giovane italiano così forte, comunque voglio ricavarci un sacco di soldi, quindi queste squadre estere i soldi ce li hanno, volendo possono investirli, per il momento va bene così. Ragazzi, sapete che non mi piace trattare sempre gli stessi giocatori, quindi vario un pochettino. Allora, per Callum Wilson è difficile, però volevo provare a trattare Mazzitelli. Qui ci dicono che si è unito di recente, quindi non vogliono darcelo, però io un'offertina comunque la faccio e vediamo che succede. Qui arrivano altre email, volevo provare Augustin perché può fare più ruoli, secondo me è un ottimo giocatore. Provo a 3 milioni secchi, altrimenti volevo provare un prestito con diritto di riscatto, vediamo un po'. Valbuena 25 milioni, questo è sempre per gli obiettivi, ormai penso che mi avete capito. Valbuena, diciamo, un giocatore particolarissimo che potremmo scambiare nel caso con un Zappacosta, però non 25 milioni perché abbiamo dei Silvestri, non per altro, non è che sono pazzo, Zappacosta è fortissimo, però per gli obiettivi che abbiamo, volendo, si potrebbe fare questo scambio. Vediamo, siamo a fine luglio, praticamente siamo agli inizi di agosto, e vediamo queste email, offerta trasferimento ancora per Belotti, ragazzi, il Wolfsburg, ma noi non ci muoviamo dalla nostra richiesta, perché se lo vogliono, visto che ha tanto mercato, devono assolutamente prendersi questi soldi. Hanno accettato, ragazzi, 6 milioni più Zappacosta per un giocatore polivalente come può essere Valbuena, per i nostri obiettivi, alla fine per un anno solamente come la nostra serie può andare veramente più che bene uno come Valbuena, e mettiamo De Silvestri lì sulla destra, secondo me può essere la mossa che ci fa svoltare gli obiettivi, però vediamo un po'. Altre email, offerta troppo bassa per Augustin,
Allora facciamo così, facciamo il nostro prestito, tanto alla fine un anno, e ci proviamo con 7 milioni, no, facciamo un anno, ok, vediamo. Potrebbero in teoria accettare, però non è detto, vediamo che succede. Ecco qui ragazzi che arrivano altre mail, 38 milioni. No, non ci siamo proprio ragazzi, è inutile. Il mercato di Belotti è questa qui, la cifra che ho deciso è questa e non si discute. Contratto rifiutato Valbuena, perfetto. Allora, diciamo che la cifra dell'ingaggio gli andava bene, però vuole un ruolo più importante, mettiamo giocatore chiave. Prima squadra, come ho detto male, per il ruolo più importante, ma vabbè, e vediamo che succede. Io avanzerei un po' per vedere se la situazione si sblocca. Ok, offerta trasferimento per Acqua. Attenzione, 4 milioni e 7 dall'Orient. Vorrei almeno 8 milioni per il nostro comunque talentino di 24 anni. Non è affatto male a Free Acqua. E vediamo l'altra email, offerta per il prestito. Non sono convinti, però stanno esaminando la proposta. A volte accettano anche, ragazzi, quando ci pensano. Quindi vediamo. Altre offerte, troppo alta. Belotti, va bene. Non vuole assolutamente venire Valbuena, ma questa è la mossa di mercato, ragazzi. Questa è la vera mossa di mercato. Dobbiamo assolutamente alzare l'incaggio e provare a portarcelo a casa Valbuena, perché ci serve per l'obiettivo, altrimenti è durissima, ragazzi. È durissima provare a fare quegli obiettivi anche da 2-3 stagioni, perché ci dobbiamo provare assolutamente. Per Acqua, allora, abbiamo riflettuto sulla cifra da lei richiesto 4 milioni e 8. No, vorrei almeno 6 milioni e mezzo. Dai, scendiamo poco poco, ma dobbiamo trattare su questa linea, perché altrimenti non lo do via qua. Cioè, voglio comunque ricavarci una bella cifra, sinceramente. Vediamo, altre email, offerta trasferimento per Moretti. Moretti regalo do via, cioè 35 anni, preferisco sfruttare Aieti nel caso, ma risparmiamo ingaggio. Contratto rifiutato, maledizione, maledizione. Allora offriamo 90.000, più di così non è che posso fare, più di tanto. Proviamo a vedere se riusciamo a portare Valbuena al Torino. Hanno deciso di accettare, ragazzi. Quindi Austen arriva in prestito, però facciamo una cosa, facciamo aspetta. Perché voglio vedere prima la trattativa per Valbuena, non vorrei rimanere poi senza budget, perché non mi sembra il caso. Vorrei provare prima a chiudere quella trattativa, perché veramente prenderebbe una bella svolta nel nostro mercato. Barreca, ragazzi, sale ancora, è già salito di 2, cioè rendetevi conto, un giocatore formidabile lì sulla sinistra. Giovane di prospettiva assurda, ma veramente anche nella realtà a me piace un sacco, ha imparato molto di più a difendere, e quindi veramente ottimo. Vediamo, offerta trasferimento per Acqua, cifra troppo alta, va bene. Diciamo che questo mercato rispetto a quello con la Roma è più in sordina, perché abbiamo comunque meno soldi, obiettivi diversi, quindi dobbiamo vedere. Allora, Moretti direi che l'abbiamo venduto, ok, va bene, quindi possiamo aumentare un po' l'asticella per Valbuena. Dai, proviamo questi 110, ma più di così la vedo tragica, ragazzi. Mettiamoci pure bonus per gol, tanto per una stagione sola si potrebbe provare, vediamo. Ok ragazzi, partita di Coppa Italia, fondamentale vincere perché l'obiettivo dice di andare avanti il più possibile in Coppa Italia. Giochiamo con Novara, squadra di Serie B, diciamo che ce la possiamo fare. Faccio giocare Aieti perché me l'ha chiesto, 2-1, perfetto. Belotti è proprio Zappacosta che è in fase mercato. Offerta per Belotti ancora una volta, la Roma. La Roma i soldi ce li ha, eh. Volendo 62 milioni e mezzo potrebbero anche darmeli. Allora, partita spostata, va bene, qui Aieti ci ringrazia, va benissimo così. Offerta trasferimento ancora per Belotti, ragazzi, il Manchester United. E vabbè, qui veramente la trattativa si fa seria, perché lo vogliono tante squadre, il nostro Gallo Belotti, e il Manchester c'ha tanti soldi. Ok, finalmente il colpo dell'estate, ci portiamo a casa Valbuena, finalmente siamo riusciti a farlo accettare, gli abbiamo dato un ingaggio veramente, scusate, assurdo, questo va detto, però dai, ce lo portiamo a casa. Ve lo faccio vedere anche nella rosa attiva, io lo metto già titolare, io ve lo dico già. Un 81, guardate, può fare sia la S che il COC, però io lo vado subito, subito a mettere in campo, ragazzi, ditemi che volete, ma lo metto in campo. Faccio giocare, allora, al posto di Iago Falque vorrei far giocare Ljajić. Iago Falque a me non entusiasma particolarmente, però magari me lo porto in panchina, perché comunque è un 80, però Iago Falque non lo so, non mi...
mi sa di talento che non esplode mai. Non so perché, ma c'ho questo presentimento. Certo, su FIFA è un po' diverso, sono d'accordo, però penso a questo. Partita col Milan, la prima di campionato. Vediamo, offerta di trasferimento per Belotti, ragazzi, hanno alzato l'asticella. Noi non ci muoviamo, non ci muoviamo dai 65 milioni. Questo potrebbe essere un super colpo, veramente. Allora, no, rifiutiamo la Roma, 40 milioni, che è comunque un bel budget. Offerta di trasferimento, sempre per Belotti, va bene. Prima sfida di campionato, ragazzi, importantissima contro il Milan. Giochiamo fuori casa, quindi è molto probabile che la perdiamo. Però vediamo se Valbuena ci regala una gioia. Vediamo, 3-2, raga. Tripletta di Ljajic, madonna che squadra. Tutte le squadre che prendo fanno sfracelli. Alla grande, ragazzi. Facciamo un secondo qui gli allenamenti soliti. Veramente sta prendendo una piega questa squadra, veramente, veramente ottima. Qui non sale nessuno. Maledizione, Valdifiori infortunato per 2 settimane. Te pareva? Ok, cifra troppo alta. Quindi ragazzi, diciamo che siamo rimasti alla fase attuale delle cose con un budget di 9 milioni e una squadra già abbastanza formata. Abbiamo preso Toloi, Valbuena, quindi buoni acquisti. Valdifiori, vabbè, infortunato. Vi faccio vedere un po' gli obiettivi, come stanno andando, giusto per rendervi partecipi. Allora, qui praticamente segna ancora 0. La Coppa Italia abbiamo raggiunto gli ottavi, già almeno è un obiettivo raggiunto. Diciamo che non è proprio alla grande la fase obiettivi, però dobbiamo rimanere anche un po' di budget per gennaio, quindi vediamo. Non sono, ragazzi, ancora pienamente convinto della fase difensiva della mia squadra, quindi vorrei provare a trattare questo dunk del Brinton, che secondo me può fare anche il terzino all'occorrenza. Vorrei provare con 5 milioni secchi, nel caso rifiutano provo a mettere una contropartita, però questo è un buon giocatore, ragazzi. Conferenza stampa, vabbè, qui partite in ogni dove ormai, partita col Bologna di campionato. Offerta troppo bassa, quindi vogliono assolutamente di più, va bene. Quindi noi ci mettiamo il nostro hobby, che può servire assolutamente come pedina di scambio, e vediamo. Arriva un'offerta per Baselli, ragazzi, attenzione, 17 milioni e mezzo. Faccio una controfferta a 30 milioni, ma Baselli è un punto fermo del centrocampo. Sale l'obiettivo, ragazzi, quindi qualcosa stiamo facendo, sicuramente stiamo lavorando bene. Qui Dunk non riesco a prenderlo, ragazzi. Sto provando a mettere un po' di contropartite tecniche, ma non è facile. Proviamo Padelli, magari interessa Padelli. Il motivo della crescita, ragazzi, è l'aumento del valore del 50% in 2 o 3 stagioni. Per questo sta salendo l'obiettivo. Simuliamoci anche la partita col Bologna. Vediamo un po' se riusciamo a vincere pure questa. Sarebbe veramente un sogno. 1-1, gol di Ljajic. Vabbè, ci può stare col Bologna. Avevamo già vinto col Milan, quindi chiedevamo troppo. Ragazzi, interrotta la trattativa col Brinton. Non abbiamo soddisfatto le loro richieste. Vabbè. Ragazzi, Toloi già salito di 1, vedete, è un 76, quindi si lavora bene in casa Torino. Ragazzi, mi hanno interrotto le trattative anche per l'altro difensore centrale che stavo seguendo. In pratica per Team Close. In pratica potrei definire chiuso qui il mercato per noi. Le ultime 10 ore di mercato non le sfruttiamo perché questo era l'unico obiettivo. Ora per gennaio abbiamo comunque un 10 milioni di budget e possiamo sicuramente gestircelo, soprattutto con altri scambi, e vediamo un po' come siamo messi anche in campionato, per vedere un po' di sistemare tutta la situazione. Quindi ragazzi, ora faccio scorrere il tempo, direi che questo episodio può finire qui. Mi raccomando, raggiungiamo i 200 mi piace, mi fate veramente contento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, io direi che il mercato qui si conclude. Mi raccomando, tutti carichi per il prossimo episodio. Ciao ragazzi.